Buongiorno a tutti. Calma, dice, che partite, che partite. Veramente, voglio, si vogliono veramente, ci stanno scritto sbalordeni. Cioè, niente, pensate malamente, si vogliono. Ma me credo. Però ci stanno solo facendo vedere la realtà. Questi ragazzi sono ragazzi, però voglio, ci stanno onorando di tutti i maniere, anche la nostra maglia. E che vuol dire a fare che aspettare? Il nostro focio è come il caffè, se navighi, capito? Quando tu compri il caffè devi comprare quello buono, perché tu devi, se, lo devi bere e non ti deve danneggiare all'interno dell'organismo. Deve essere buono. E sento l'odore proprio che ti piglio qua. A me so come ho dall'andare a chile, ma come hanno calato i dei. Achille, a me mi hanno calato il quinto caffè. Però voglio, chi è che ha bevuto da più caffè? Io posso pigliare 25, 27 caffè, ma dormo 6. Cioè, sempre tranquillo, calmo. Ma gli busco da una volta 10 di ceppa, uno scontrino che in da carta. Tranquillo, anche a pazienza. Di cui ci sono persone che è meglio un massimo di caffè perché fa male. Il nostro foccia è così. Ci sono state partite che veramente ci siamo nervositi, però siamo rimasti tranquilli. Perché credevamo, crediamo a questo gruppo, come partita all'inizio del campionato, come ci dava soddisfazione. Poi ci sono stati i momenti delle partite. Come vedete, Aterno nell'Avellini, oppure che hanno perso quei quattro partiti, che evita Ternane e Avellini, primo e secondo posto, ti dà fastidio. Il Bari che è nel 53, 58, ma noi siamo sotto Oburo, cioè noi dobbiamo tutto uguagliare, Oburo, metto il Bari come non voglio mettere Aternano Ternane, che c'è un bel organo nella squadra, fatto. Noi però con tutto uguagliare, siamo là. Possiamo dire che siamo salvi, però. Se li vinciamo tutti non è male, possiamo uscire a testa alta. Io devo solo ringraziare questo allenatore, perché come prima esperienza l'allenatore, pensavamo al peggio invece, ha dimostrato un grande allenatore. E qui c'è la Madre Striz, no? Fuci come De Zerbi, che se ne usci, De Zerbi io, da lì a zero, a PES 3 a 2, e Madonna, Madonna, capito quelle partite là. Il nostro foggia, si vogliono. Ci sono stati dei momenti in vita che ha perso, partite che ne volava a meno 4 pari, quei 4 partite, 4 squadre insomma, che veramente stanno là sopra. Ci ascevano i pareggi e non era malamente, però ama perso. Però si vogliono, si sono andati, non sanno niente di andare, si hanno rimboccato le mani e hanno camminato. Stiamo vincendo, grazie a Dio, Francavilla è pure una bella squadra, ma a prescindere. Noi dobbiamo dire il nostro capitano che ha fatto un gol, e meno male. Adesso ci saranno solo i punti. Più punti portiamo, e meglio è. Siamo tranquilli, sì, però più punti vinciamo, e meglio. Chiudiamo il campionato a testa alta, si guaglini sia la merda. Pensavamo peggio, invece non si vogliono. Questi ragazzi qua veramente, sai io che ne ha partito. La maglia se la stanno sudando, un stipendio se lo stanno guadagnando. Cioè, niente da dire, cioè, adesso niente da dire. Sono stati partiti che ci hanno ingazzato, insomma, ci hanno pigliato, però che bulì, è andato tutto guaglione. Ma adesso dobbiamo solo chiudere il campionato nella cifra. E questo per me, io ringrazio a Federico perché veramente ha costruito sul gruppo di giovani, allenatore. Quando prima ha creduto e se ne aiuto, il secondo diceva e se ne aiuto. Questo qua invece ci ha creduto. Il nostro ex presidente Federico ci ha creduto a questo allenatore e a questo ragazzo. Ha detto i fatti come stanno. Sono attualmente già, perché anche per il fatto del Covid, non avendo più entrate, insomma. In condizione, se no era diverso un fatto. No? Ma adesso lui se ne andava. Proprio tu mi dici, rispetta la di pizza da merda, che è andata poi. Se
siamo in fallimento, grazie a Federico che ci ha portato in giro e costruito una bella squadra giovane. Alcuni sono in prestito, alcuni no. S'allenatore. Però ci ha lasciato a testa alta, sinceramente, Federico. Boh, dobbiamo vedere. Sanno questa nuova presidente cosa vuole fare per l'anno prossimo. Perché giustamente, se vuoi rimanere in C o vuoi mirare in più in C e andare in Serie B, devi costruire pure una squadra di giocatori professionisti, insomma, di un certo calibro. Non è che puoi sempre chi vuole, se no tu sempre a sta maniera che ti hai grappato, dici, mamma, speriamo che ce la facciamo, speriamo che rimaniamo in C, cioè, e costruire una bella squadra, se vuoi ammirare gli altri. Poi dobbiamo vedere se tutto questo poi non subentra un altro acquirente. Questa è una cosa che vedremo l'anno prossimo. Ma non ci pensiamo. Ma pensiamo scritta su spettacolo. Qui siamo uno spettacolo. Perché mo più punti prendiamo, come dice il nostro mister, mo ci servono punti. Dobbiamo prendere punti. È così, Fuggio. Più punti prendiamo e più meglio è. Perché questo è uno spettacolo, è come un Foggia nostro, rosso e nero, perché sì, quell'uno su merito. Un ringraziamento a questi ragazzi se lo merito. Perché veramente amare e questo bene su stanno sudato. Chi credeva a sì, quell'uno che mo come siamo tutti sì in classifica? Chi lo credeva? Cioè io dall'inizio del campionato non ci avrei creduto. Ma mi devo ricredere. Questi ragazzi veramente se hanno guadagnato a pagnotto se hanno guadagnato. Così un caffè è uno spettacolo, così il nostro Foggia è uno spettacolo, è uno spettacolo. Che putica fa? Quando si indossodora qua è tutta un'altra storia, è così un Foggia uno, si guagliù, è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Che puti che fa quello, ma cioè, per rendere conto che il caffè deve essere buono. Se non è buono, lasciate perdere, tutto porcherì. Un caffè quando deve essere buono. Così il nostro Foggia. Sono ragazzi, però sono buoni. Giocano per vincere e per far divertire il nostro pubblico. Che poi, giustamente, nello stadio, quando non gioca il Foggia. Cioè non c'è il pubblico nello stadio, è male. Questo Covid sta rovinando un po' a tutti. Non andare più allo stadio. Vabbè, te la vedi, la televisione ha partito, pazienza, non è come andare là allo stadio. Questi ragazzi ce la stanno mettendo tutto, possiamo dire solo grazie all'allenatore, questi ragazzi. Io ringrazio anche Fede, perché veramente se n'è andato ma a testa alta. Salto rispetto agli altri presidenti e quella del villano di Farabutto. Il caffè sta uscendo e che brutti che fa voglio. È in uno spettacolo, c'è scritto l'odore in uno spettacolo. È come un Foggia un lustro. Questi ragazzi è uno spettacolo. Adesso dobbiamo solo prendere punti. Non facciamo un gioco brillante, però ci sono solo dei tratti. Pochi minuti, 10-20 minuti che vedi delle belle giocate, delle belle rincorse, difese, centrocampo, attaccando, registra. Solo pochi minuti vedi, qualche frazione, però in tutta la partita, insomma, pure che non sono al top, non fisicamente, non sono di qualità al top, però. È importante che ci siamo portati 3 punti e grazie al capitano che ha fatto il gol e ci ha regalato 3 punti perché insomma sono importanti, ma adesso dobbiamo pensare solo ai punti. Più punti prendiamo, pure che siamo tranquilli e poi dopo, però più punti prendiamo meglio, più chiudiamo il campionato con le vittorie meglio è. Mi spiace, insomma ci sono state tante partite che ci hanno nervosito, però adesso hanno trovato un loro equilibrio. Possiamo dire solo grazie. E comunque, Fede,
quando il caffè è buono, mica è tutta una storia. Così il nostro Foggia è tutta una storia. Non c'è storia per il nostro Foggia. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Poi ci godiamo il bel caffè. Che è uno spettacolo, un Foggia è uno spettacolo, è uno spettacolo. Bene, il caffè buono nelle tazze del Foggia è uno spettacolo. Rosso e nero. È uno spettacolo. Ci vediamo alla prossima, lì. Sempre forza Foggia. Per me, fino alla fine, perché la morte la tengo a cuore.